sono destinate ad alimentare le speranze dei fan della coppia Riccardo Scamarcio-Valeria Golino. Le parole pronunciate dall'attore pugliese a Verissimo nell'intervista con Silvia Toffanin. L'interprete, commentando l'esperienza nel film Euforia, diretto proprio dalla Golino, ha ammesso: "Valeria è una grandissima attrice e regista. Lavorare con lei è stato, come sempre, essere a casa. Poi, ci siamo lasciati, ma chi lo sa, magari. Non ci lascia mai nella vita". Molto intenso anche il ricordo di Ennio Fantastichini, attore con cui Scamarcio ha condiviso il set in più di un'occasione, una su tutte Mine Vaganti di Ferza Ozk. "Per me e per tanti altri attori che l'hanno vissuto è stata una persona determinante. Ho cominciato con lui moltissimo tempo fa, in un film dal titolo Prova a volare, e lui mi ha sempre protetto in scena, come un fratello più grande. Era un attore anarchico, libero, generoso e che ha sempre combattuto. A tratti era scontroso, aveva un'energia pazzesca, poteva fare anche paura quando si infervorava. Ma aveva, però, un cuore enorme e mi mancherà tanto. Gli mando un bacio grande ovunque sia, è stato un grande artista". Riccardo Scamarcio è una nuova fiamma? Riccardo Scamarcio torna in TV ospite della puntata di sabato 8 dicembre 2018 di Verissimo, il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Si tratta della prima uscita pubblica a pochi giorni dall'uscita di alcune foto rubate e pubblicate da Diva e Donna che ritraggono l'attore in compagnia di una presunta nuova fiamma. Si tratta di Angara Atwood, una donna di 46 anni che vive a Londra dove si occupa di un'agenzia di management. La coppia è stata paparazzata per le strade di Campo dei Fiori intenti a fare la spesa in compagnia della madre di Scamarcio. Una serie di scatti rubati che hanno fatto letteralmente impazzire i magazine quotidiani di gossip. Riccardo Scamarcio ritrova il sorriso. Dopo la fine della storia d'amore con Valeria Golino, Riccardo Scamarcio ha ritrovato il sorriso tra le braccia di una nuova donna? In tanti si stanno domandando chi è la misteriosa donna apparsa accanto all'attore sex symbol italiano che, a vederla dalla foto, sembra proprio la sosia di Valeria Golino. La nuova coppia è stata paparazzata per le strade di Campo dei Fiori intenta a scambiarsi sguardi complici e non solo. Va detto che non è la prima volta che i due sono stati beccati dai fotografi, la scorsa estate, infatti, l'attore era stato già paparazzato in centro a Firenze sempre in compagnia di Angara Atwood. Questa volta ad accompagnarli c'è anche la mamma dell'attore, a dimostrazione che tra i due potrebbe esserci davvero del tenero. Il rapporto con Valeria Golino. Riccardo Scamarcio durante un'intervista rilasciata a Vanity Fair ha raccontato del rapporto finito con Valeria Golino e delle difficoltà incontrate. 10 d'amore non si possono dimenticare facilmente, così l'attore ha ammesso, è una sconfitta. È una cosa estremamente dolorosa dalla quale non sono ancora guarito, ha detto a Vanity Fair. Poi l'attore ha precisato, le persone smettono di vedersi, ma la storia continua anche senza di loro e ammette, lei è più intelligente di me, anche più sensibile. Io sono una testa di cazzo. La ex coppia ha cercato di mantenere un buon rapporto confermato anche dall'ultimo film Euforia che ha visto Riccardo diretto proprio dalla ex compagna Valeria Golino.
Iscriviti per non perdere le novità. Grazie per il like.